Marina francese. No, non ho bisogno. Siamo alle battute finali di questa, anzi, della nostra campagna elettorale. Una campagna elettorale che si pone in un momento particolare per l'Italia e per la nostra Cassano. Si sente forte il bisogno, o meglio, la necessità di avere e di affermare la passione per la politica vera. In questi giorni stiamo assistendo in Italia a forti manifestazioni antipolitiche, a situazioni particolari quali gesti folli, sequestri di persona, occupazioni di sede erariali. Qui la necessità e la passione soprattutto per noi giovani, per quella che è il senso della politica. E questa sera, grazie anche alla presenza su questo palco del Presidente del Consiglio regionale, onorevole Talarico, ne è la dimostrazione. Onorevole Talarico, questo gruppo, questa coalizione, soprattutto a noi giovani, anche io, anche a me che sto parlando, è stato inculcato sin dall'inizio quello che è la passione, quella che è la passione per una politica vera, vale a dire una politica a servizio della nostra città. Do subito la parola per il saluto all'onorevole consigliere regionale Gianluca Gallo. Amiche e amici di Cassano, siamo ormai alla fine di questa campagna elettorale, di una campagna elettorale dura, scorretta, anche stasera. Avevano la piazza fino alle 11 e ancora stanno parlando, disturbando il nostro comizio. Io credo che questa sia una delle misure di quanto questa campagna elettorale sia stata dura, difficile e come ci riporti indietro nel tempo, al passato, a quei 30 anni addietro, nei quali la politica era questo, la politica era dileggio dell'avversario, la politica era distruzione dell'avversario. In campagna elettorale non si era avversari, si era nemici, non ci si salutava, si diceva di tutto e di più dell'avversario, ci si inventava l'impossibile per farlo credere agli elettori. In questo modo hanno costruito un sistema che ha governato la nostra città per 11 anni e che purtroppo al risveglio da quel sonno ha fatto sì che la nostra città si trovasse nel disastro più assoluto. Quando questa città, dopo la dichiarazione del dissesto, elesse sindaco la dottoressa Peruzzi, che oggi è sul palco insieme a noi, non c'era la possibilità di acquistare una carta per le fotocopie in questa città, non c'era una penna da acquistare in questa città. Avevano portato via tutto e avevano impegnato il futuro dei giovani per 50 anni. In questa piazza ci sono tanti dipendenti comunali che per 9 mesi all'epoca non hanno portato il pane ai propri figli, e oggi questi sono quelli che si propongono come il nuovo, spalleggiati da chi ad esempio governa un ente come la provincia, che da 4 anni non è stata capace di riaprirci la Cassano Civita. Bravo! e che ancora non ha messo mano definitivamente sulla provinciale Cassano Vigna, Cassano Monte, e che, aprendo i giornali in questi giorni, risulta essere l'ente più indebitato d'Italia. Non ci sarà il modello Reggio, ma sicuramente non c'è un modello provincia. Non c'è un modello di governo del centro-sinistra. Noi invece non vi proponiamo i modelli,
con grande umiltà, nel 2004 ci siamo presentati a voi senza promettere niente. Vi abbiamo detto che avremmo cercato di impegnarci per risolvere i problemi del paese. Dovete tornare indietro con la mente al 2004, a com'era il nostro comune nel 2004. Lo diceva prima Mimmo Lione a Sibari. Il dissesto chiuso, col comune non risanato. All'epoca della dottoressa Peruzzi erano stati pagati 7 milioni di euro, ne mancavano 16. 16 da pagare di debiti fuori bilancio. E ancora oggi stiamo pagando rate mutuo per 1 milione di euro all'anno e lo faremo fino al 2015. Perché quello è il risultato di quegli anni di disamministrazione. Marina di Sibari sequestrata dopo un mese. I laghi di Sibari, il canale sequestrato e insabbiato da un anno. Una commissione di accesso per verificare l'inquinamento mafioso all'interno della macchina burocratica. I lavori pubblici fermi, la spesa corrente fuori controllo. Questo dopo un anno di commissariamento prefettizio. E questo risultato, cari amici, era il punto di partenza della nostra amministrazione. Questo era. Dovete avere la memoria giusta e non dovete lasciarvi ingannare dagli imbonitori che in questo momento stanno cercando di cavalcare l'antipolitica, stanno cercando di dire che Lione non è adeguato, che Gallo fa parte della casta in questo momento in cui le famiglie non arrivano a fine mese. E invece noi vi vogliamo dire che Lione sarà un sindaco autorevole, sarà un sindaco autonomo, sarà un sindaco che avrà la forza di governare questa città, perché al suo fianco avrà una coalizione, non un'accozzaglia, non un insieme di forze politiche che oggi, dopo essersene dette di tutti coloro, stanno insieme per chissà quali interessi e per chissà quali accordi pieghi. Da quella parte ci sono odi che non possono essere stati sopiti da nessun accordo politico, che oggi si scaricano contro di noi e che invece domani saranno insieme, se voi non darete fiducia a noi, in un'amministrazione che continuerà, che proseguirà sulla strada del disastro. Noi invece abbiamo costruito una coalizione di forze responsabili. L'UDC ha fatto 3 liste, c'è poi il PDL, partito che governa insieme a noi con merito alla regione, c'è la lista di Corno, c'è la lista La Bussola e c'è la lista Liberamente, 3 liste civiche che provengono dalla società civile ma che hanno al loro interno anche le esperienze politiche giuste per dare un contributo in termini intellettuali e di crescita per la nostra comunità. Ma soprattutto Mimmo Lione domani, come oggi, come stasera, avrà a fianco la Regione Calabria. Perché in questo momento di grande difficoltà per gli enti locali, avere un ente scollegato rispetto alla Regione, che è l'unico ente che può inviare risorse, beh, sicuramente non è la cosa migliore possibile per un sindaco. E invece in questa campagna elettorale vi abbiamo dimostrato che la forza politica che mi avete dato mandandomi in consiglio regionale oggi ritorna a voi in termini di utilità. Abbiamo aperto la campagna elettorale qui con il presidente Scopelliti e con tanti assessori e consiglieri regionali di maggioranza che sono venuti qui a dirci che ci daranno un sostegno e un aiuto, perché se lo daranno all'amministrazione di Mimmo Lione lo daranno a voi tutti. Vai, Mimmo! E stasera chiudiamo con un altro uomo che viene qui ad impreziosire la nostra campagna elettorale. È un grande regalo che ci fa stasera l'onorevole Franco Talarico, presidente del Consiglio regionale. Bravo! È qui con noi non per promettere nulla o parlare male di nessuno, come invece stanno facendo altri stasera, ma è qui per dirci ancora una volta, in maniera evidente, in maniera plastica, che la Regione
è al nostro fianco, è al vostro fianco. Abbiamo scaricato davanti alla vostra porta, e passatemi il termine, abbiamo scaricato in questa campagna elettorale davanti alla vostra porta tutta la giunta regionale, e ogni assessore è venuto a dirvi che darà una mano al nostro comune domani, non solo oggi in campagna elettorale. Ad esempio l'assessore Caridi l'altra sera è venuto e ci ha detto chiaramente che il comune ha partecipato a una manifestazione di interesse per il piano di insediamenti produttivi e saranno destinati fondi europei alla nostra comunità per la realizzazione di questo PIP, del quale loro parlano da 30 anni e che non hanno mai realizzato. Oggi è l'occasione, oggi è l'occasione per realizzare questo, e io credo che ci siano tutte le condizioni domani per avere un governo autorevole e un governo collegato con gli enti sovracomunali, in particolare con la regione Calabria, solo se voi lo vorrete. Noi, come in ogni piazza, stasera vi chiediamo un giudizio sereno, un giudizio